onda energetica. Benvenuti in Kiwi. E benvenuti ragazzi, benvenuti. Oggi che giorno è? Oggi è il 31 ottobre. E si sarebbe di? Halloween. Ok, e sarebbe di? Halloween. Bravo, è domenica de Lucca Comics. E oggi siamo qui a Villa Bottini. Facciamo vedere cosa sta in giro, facciamo vedere sti mostri così, sti cosi qua che non so cosa sono. E tra poco andiamo a chiedergli ma chi so sti tipi qua. Però ragazzi, prima di iniziare vorrei ricordarvi di fare una cosa, di iscrivervi al canale YouTube. Poi che devo fare? Devono attivare la? La? La campa? La campa? La che? La campa? Campanella, devono attivare. Oh, poi che devono fare? Devono mettere pure? Mi piace. Brava. Mi raccomando, raga, seguite le istruzioni di C18 e Trunks. Mi raccomando, ragazzi, adesso andiamo a dare fastidio a qualche cosplayer, a fargli qualche domanda. Io a loro già gli ho dato fastidio, diciamo. Ti ho dato fastidio oggi, no, sì? No. E me devo mettere d'impegno allora. Va bene così. Ah, ecco, prima poi ho visto che c'hai sto spadone gigante, sì. Mo fai vedere. Oh, ma. Voglio, zi, ma tu. Ma che sei scemo? Te ne vai con sto coso? Pesa 2 kg, zi, ma non è pesante. No, dai. Si fa. Si fa, gliela fai? Ogni tanto gliela porti tu la spada? Sì, ogni tanto sì. Ogni tanto gliela porti tu, sì. Senti, io vado con sta spada a dare un po' di fastidio a qualche cosplayer. Namo, dai. E siamo dentro Villa Bottini. Vediamo. A qualche cosplayer, a chi è che dobbiamo dare fastidio? A questa me patusta con la maschera tatuata in faccia. Azzi, ma che te sei fatta in faccia, azzi? Mi sono sporcata, sono caduta. Aspetta, fammi leggere, che sta scritto? The Future, sarebbe? Vieni dal futuro? Sì. Cioè? Come Goku che viene dal futuro, anch'io, no? Sono Super Saiyan. Ah, ecco perché c'è un nero e bianco. Sei da Juve, sì? Sì. E da Juve? Come no? Forza Juve? No, non sei Forza Juve. Ma chi è sto casco? Mo fai vedere? Sei venuta con la moto? Sei venuta? Vediamo, posso? Ambedio, questa è proprio la figata. Quindi tu lo usi il casco in moto? Eh beh, certo, va usato il casco in moto. Cioè, va usato, raga, fate attenzione, ragazzi. Senti una cosa, qual è l'aspetto che più ti piace di sto personaggio che c'hai? Beh, non lo so. Come non lo so? È un bel personaggio, Crudelia è come una stilista, fa i vestiti. Ah, quindi ti piace fare stilista, sì. Ti piace essere alla moda, diciamo. E i cani, ti piacciono i cani? No, non mi piacciono i cani. No, ragazze, posso sentire? E continuiamo il giro a dar fastidio a qualche cosplay. E vedo sta tipa qua con sta spada, zi. Anzi, ma che c'hai qua, sto spadone? Ma lo fai vedere, sì? Posso? Tira. Ma no, ma che sei scema? Madonna! Finisce mai sto spado? Minchia, sì. Tu sto coso te ne vai in giro? Sì. Ma qual è il personaggio tuo? Dimmi un po'. Elise della Serra di Assassin's Creed Unity. Eppure tu fai acrobazie come a quello. Esatto, anche io. Sai fare un'acrobazia mo? Sai far saltello. Fai vedere. Far saltello. Salta. Hai visto? È fantastica. Senti un po'. Aspetta, fammi mettere sta cosa qua che già sto a perdere l'equilibrio. Allora, mettiamolo dentro. Oh, tutto dentro. Bravo. Senti un po', qual è la cosa che più ti piace di sto personaggio? Questo personaggio si innamora di Arnaud Dorian e la loro storia d'amore è veramente meravigliosa. Chi è sto Arnaud Dorian? Cioè il protagonista, l'assassino di Assassin's Creed Unity. L'assassino, quindi ti innamori dell'assassino. Sono templare, quindi siamo due fazioni opposte, un po' come Romeo e Giulietta. Vabbè, senti, fammi una sparata, di se non ti iscrivi al canale, che fai? Gli dà una sparata, damo! Oh, e stanno qua, sti tipi di Boba Fett, stanno! Oh, e Boba Fett, sì? Boba Fett. Sì, Boba Fett. Sì, tipo i piedi, i Fett. Aspettate, ma mi fai vedere sto casco, zi, posso vedere?
Vedi, oh, Geppe, ma tu te ne vai in giro con sto coso, ma fai la sauna? Sì. Sì, abbastanza. Non hai manco più amore. No. Sì, ma perché hai scelto te fa sto personaggio? Mo' dici un po'. Perché sono stupido. Come? Dopo per fa sta cosa. A te ti piace sto personaggio? Certamente che mi piace, se no non l'avrei fatto. Ma fammi capire, ma siete marito e moglie? Sono due personaggi che sono sposati, no, l'uno agli altri? No, anzi, se le danno. Sei da. Questo qua mo ci mette sotto con la macchina. Fammi spostare, fammi spostare. Questo mo si mette sotto, ci mette. Senti, boh, ma è la prima volta che venite qua a Lucca? No, se, quinto, sesta volta? Per me è nona. Quindi è l'anniversario da quando ho iniziato a fare cosplay. Sono 2 anni che faccio cosplay qua a Lucca. Auguri, ragazzi, auguri. E vabbè, senti, boh, ma quindi l'hai fatto tutta tu sta parte qua? Te l'avete fatta voi? Sì, tutto noi. Complimenti, raga, complimenti. Dai un po', dai, tu qua c'è il missile, zì, che se lo fa incazzare, zitta, arriva una missilata proprio qua, ti arriva. Oh, e siamo qua con sti tipi strani. Chi sono sti tipi strani, raga? Giorno Giovanna. Come? Giorno Giovanna. Giorno Giovanna. E non Giovanna Giorno. Giovanna Giorno, ok. Leone Abbacchio, quello che odia Giorno Giovanna. Ah, tu sei l'Abbacchio. Senti, raga, ma che personaggio è? Di quali cartoni, quali anime? Jojo, entrambi. Jojo, parte 5. Parte sì. 5, raga, parte 5. Senti, ma qual è il personaggio che vi piace di più di Jojo? Da quello che è per te. Oh, ah. Sì, sì. Oltre a quello che già vestite, qual è il personaggio che più vi piace? Oddio, Caesar di parte 2. Ok. Caesar di parte 2. Cosa, ha fatto copia e incolla, ha fatto. Se sappa. È un neurone, ve lo smezzate, diciamo. C'è un po' di odio che proviene da questa parte. Ok, ma che è sta zucchetta? Fammi vedere, che è sta zucchetta? Dei tè, delle tisane. Vuoi? No, pure io c'ho le caramelle, vedi, c'avevamo la zucchetta, tutte e due c'avevamo. Senti un po', vabbè, è il primo anno che venite a Lucca, no? Per me sì. Per te sì. Per te invece? No, credo che sia almeno il sesto. Il sesto? Sì. Senti, ma dei personaggi hanno tutti delle mosse strane. Voi avete delle mosse particolari più o meno? La mia non è tanto strana. Fammi vedere, com'è? Fine. Fine, ti ha fatto. Semplicemente così. Così, ma fine, beh, semplice, concisa. Sono un po' stoccata. A te invece? Questa. Questa è proprio Seschi, questa è proprio una posa Seschi, è questa. Sì, con questa mano. Così, vedi. Ecco, vabbè, senti raga, dopo andate a Briaca, Piazza Anfiteatro? Noi non stiamo qua. Dove state? Viareggio. Questi proprio si fanno l'imbarcata giorno e notte. Vabbè raga, allora salutate gli amici che ci stanno a guardare. Ricordategli di iscriversi al canale. Io dimo raga, certo. Io dimo raga, iscrivetevi al canale. Dai, su che cazzo state a fare ancora qua? Tu chi sei, zi? Io sono la duchessa delle lacrime. La duchessa, perché? Piangi sempre? Sì, una mia lacrima indica un target ai miei discepoli e loro lo uccidono. E loro lo uccidono, sì. Senti, ma di quale persona, quale anime, cosa un sei? Un libro, si chiama La caduta dello Zentir. Ah, è un libro, la caduta dello Zenti? Yes, Zentir. Zentir, la caduta dello Zenti. E quindi ti piace sto personaggio, l'hai fatto? Molto. E senti, ma di questo libro c'è qualche altro personaggio che ti piace oltre a quello che indossi, che fai, diciamo? In realtà è il primo ufficiale dell'esercito. Il primo ufficiale, oltre a questo che fai ce ne sta un altro, diciamo. E come è fatto? Dimmi un po'. Lunghi capelli biondi, stile Alucard, di Castlevania. È una divisa bianca con un lungo mantello e un giglio sulla schiena. È molto simile al tuo, diciamo, per certi versi. Vabbè, senti, il primo anno che vieni qua a Lucca? No, è il secondo. Ti piace? Sì. Sì. Sei venuta, vabbè. E vabbè, raga, senti, io... Ma le mani a te non te le vedo, zi, ma che c'è? Ah, ce le avevi dietro. Mizzi mi ha fatto spaventare, pensa che stava senza mani, pensa... pare che sono tagliate le mani. Mi sono messa comoda. A moncherina, pensavo che era moncherina. Vabbè ragazzi, ne vediamo dopo, dai. Sì, mi piace, sì. Chi siete? Zia, a petto nudo. Domani vi svegliate che ha broncopolmonite. Ma che sei scemo. Inosuke des. Ma che cazzo state a dire, raga? Maro, sì, ma ste spade? Fagli vedere la spada. Sono 2 spade. 4 spade. 4 spade. Sì, vabbè, buona. E che fate? Fate i combattimenti con queste spade? Dimmi un po'.
Io sono ignorante, sono ignorante. Fatevi vedere un combattimento che gli hai fatto. Sai che uno l'hai lasciato indietro, sì. Dove sta? Anche lui scappa, mi sa. Anche lui scappa, mi fa vedere. Ehi, zi, fammi levare da qua, se questi mi fanno la fettina e mi fanno. Senti. Ah! Senti raga, ma de sto personaggio, de sto anime che fa? Che de sto, sto personaggio, de sto anime? C'è sta un altro personaggio che vi piace? Astolfo. Astolfo, best waifu sempre. Ah, sempre quello. Vabbè, tu questo c'è sta un tipo che mi sta a fissare. E mo pio. E mo pio, vie qua. Oh, questo è un tipo che fa le consegne a domicilio, perché c'ha pure lo zaino per le pizze, vedi? C'è sta una margherita dentro, sì. No, perché per un cliente non posso darla non qua. Non me la puoi dare. Mi dispiace. Ah, vabbè. Mo sei fredda la pizza, sì. Esatto, infatti io sto correndo. Dai, corri, sì, corremo più la pizza, dai. Chi siete, raga? Dart Minus. E tu invece sei? Un personaggio original post-apocalittico. Oh, tutti sti led strani. Fagli vedere quanto. Fai vedere quanto. Vedio, che robetta. E quindi, ma vi piace sto perso? Che cos'è? The Star Wars? Fammi sapere. Giusto, sì. È un gioco di guerra, sì. Oh, vedi. Ma qua, senti, ma The Star Wars, qualche altro personaggio che ti piace? C'è sta? O che farei un cosplay prossimamente? No. Come no? Tu fai solo sto cosplay e lo fai? Per sempre, diciamo. Esatto, finché regge. Finché campi fai sempre sto coperto. Bravo, questa è la perseveranza. Senti, questa l'hai fatta tutta tu, l'hai fatta? Sì. Sì, più o meno sì, a parte il corpetto che l'ho comprato. Vabbè, quindi qui c'è una fantasia, oh, per fare ste cose. Ma io apprezzo la fantasia, bravi, bravi. Pure ste trescine così fatte, sì, strane. Cavi del computer, dove metti i fili, in poche parole, del computer. Ok. Solo che alle... momento tutorial, quindi. All'estero li compri, che li fanno colorati, ci infili i cavi elettrici, in poche parole tengono i cavi all'estero fermi. All'estero sono più fermi. Da noi li fanno solo neri e bianchi. No, all'estero sono più allegri, sono all'estero sono più allegri. Senti, ma fai vedere sta spada, zi, ma fai vedere sta spada. Oh, wow, wow. Ragazzi, iscrivetevi al canale, zi, com'è un video, che bella spada una. Oh, e qua c'è sta, vedo che c'è sta tipo un teschio buttato a terra, zi, ma che te è successo? Qua no, t'hanno fatto proprio nero, t'hanno fatto bianco, t'hanno fatto. Chi sei? Non parla. Chi è? Chi sei? Chi è lui? Jack Skeleton. Ah, e non parla? Fai mosse. Senti, ma tu chi sei? La figlia, la moglie, chi sei? La figlia. Che carina. Senti, ma sta cosa, sto capo... Non vedi, zi, questo fa... Che fai tu? Ammazzi le persone, zi? No. Che fai? Che fa lui? Qual è il suo personaggio? Dimmi. Che fa lui? Abbraccia le persone? Sì. Le abbraccia, fa vedere, com'è che le abbracci? Fa vedere. Oh, che carino. Senti, gli mandiamo un abbraccio ai nostri follower, che mo se devono iscrivere al canale. Io dici, lo fai pure tu così. E bravo, abbracciamoli. Bravo, dice Jack Skeleton. Mi raccomando, zi, dai. Oh, concludiamo questo video con Mario e Luigi. Mamma mia, zi, c'ha un bazooka. Porca, giusto con sto martello. O posso vedere sto martellone? Okay. O posso vedere. Maro, ma che sei scemo con sto volo? Se te ne vai in giro tutta la giornata. Perché ho visto le bullette da picchiare. Ah, ecco. Senti un po', questo fa moreggia. Senti un po', ma de Super Mario, de sto videogioco, quale altro personaggio vi piace, oltre a quelli che già indossate, Waluigi? Sì, devo dire anche io Waluigi. Che sarebbe Waluigi? Mo spieghi veloce, che magari loro non lo sanno. È la versione cattiva mia. E la tua versione cattiva, invece la tua è? Wario sarebbe. Wario, e ti piace Wario? Meglio Waluigi. Sì, meglio Waluigi. So capi. Senti, da quanto tempo fate cosplay, raga? Dal 2012. Sì, io un po' dopo, 2015. Stiamo là, fate bella. Sì, li fate tutti voi, li fate. Sì. 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 Mamma, bella robetta, tipo sto martellone. Scedate proprio in testa alle persone, scedate. Vabbè, senti, raga, fagli vedere a tartaruga. Raga, qua non sono stati uccisi animali, ricordiamolo. Bulli.
Si è offerta di sua spontanea volontà a tartaruga a fa da scudo. Sì, diciamolo così. Glielo ho chiesto dopo, però penso fosse stata contenta. Dai, è contenta. Vabbè, senti, raga, dagli una ammazzata de bazooka a sti tipi qua. Fai vedere com'è che era da ammazzare bazooka. Bra! Grazie, ragazzi. Quindi concludiamo oggi questo video con loro. Gli ricordiamo, raga, di iscriversi al canale, raga. Cioè, iscrivetevi, mi piace, campanella. Brava, lei è esperta. Tu mi piaci, brava ragazzi. Condivide, se no vengo e vedo e martellate. Dai, ci vediamo al video di lunedì, l'ultimo giorno del Lucca Comics. Dai.